La terza sezione del TAR Campania di Napoli ha annullato i provvedimenti con i quali la Regione Campania aveva escluso l'ATI costituita tra la società Consortile Ospitalità da Favola ed il consorzio Civa Park e con essi circa 70 imprese operanti nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni dal contratto di investimento Ospitalità da Favola previsto nell'ambito del PIT Parco a valere sulle risorse del POR Campania 2000-2006. L'iniziativa rivolta a micro e piccole imprese riunite in consorzio operanti nei settori della artigianato tipico, della piccola ricettività e dei servizi turistici, della ristorazione e del commercio, con la finalità di creare un sistema integrato di accoglienza nell'area protetta cilentana e valdianese, aveva subito lo stop della regione per presunti vizi formali rilevati nel procedimento amministrativo diretto alla conclusione dell'accordo di programmazione negoziata. Si tratta del più grande e ambizioso progetto di sviluppo promosso da un partenariato pubblico-privato mai programmato ai fini del potenziamento dell'offerta turistica e della valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale del comprensorio del parco, con un investimento del valore complessivo di 25 milioni di euro e una ricaduta occupazionale diretta di circa 140 unità lavorative. La Regione, dopo aver attivato l'iter del contratto di investimento, aveva estromesso l'ATI e così eliminato l'unico soggetto che all'esito di un'apposita procedura selettiva aveva dimostrato di possedere in sostanza i requisiti per ottenere le agevolazioni e assicurare così la realizzazione del piano progettuale. Dopo un ricorso giurisdizionale caratterizzato anche dall'esito negativo del riesame dei provvedimenti impugnati che il TAR il 19 dicembre 2011 aveva già imposto alla Regione, lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente riconosciuto le ragioni delle imprese del Cilento e Vallo di Diano e con la sentenza ha posto la parola fine alla diatriba corrente tra i due organismi consortili ricorrenti e l'ente di Palazzo Santa Lucia. Gli ormai quasi due anni trascorsi a suon di azioni legali hanno dimostrato come la tenacia del sottoscritto e dei tanti imprenditori del Diano e del Cilento ha visto riconoscere il riscatto di un territorio di fronte alle azioni contestabili e condannabili di funzionari e politici della Regione Campania, ha dichiarato il presidente dell'ATI e società consortile Valentino Di Brinzi. Solo grazie alla professionalità e alla costanza e alla disponibilità dei nostri legali possiamo dire oggi che giustizia è stata fatta. Purtroppo però, conclude Di Brinzi, fino ad ora ci hanno rimesso solo le imprese e i cittadini, senza che nessuna responsabilità personale si possa addebitare a chi con tanta superficialità ha giocato con le nostre attività.